Salve a tutti lettori di Spazio Games, siamo ancora qui, oramai è fine anno, con gli Spazio Games Awards 2017. Stiamo per arrivare al miglior gioco dell'anno, ma oggi la giornata è interamente dedicata alle migliori esperienze VR. Iniziamo con un titolo particolare, perché è un titolo che arriva dagli stessi sviluppatori di Little Nightmare, ed è Static. Static è una sorta di escape room creata in VR. Che cosa significa un escape room in VR? Che ci saranno dei numerosissimi puzzle da risolvere, dei rompicapo, che noi dovremmo gestire grazie a quella che è la nostra possibilità di vedere tutto in prima persona. E quindi con i nostri occhi, con le nostre mani, andremo a cercare di aprire delle scatole strane, a mettere insieme delle sagome, delle ombre, fino a trovare la soluzione e scappare da questo spaventoso laboratorio dove qualcuno ci sta analizzando. Passiamo invece a Skyrim VR, il capolavoro Bethesda, l'RPG in prima persona che dal 2010 fa veramente sfacelli di vendite, è arrivato finalmente anche per realtà virtuale, ovvero per PlayStation VR. In questo caso avremo la possibilità di utilizzare chiaramente il pad come se fossimo direttamente in questo mondo enorme, gigantesco, ricco di quest sotto quest, esattamente come nel 2010. Di Resident Evil 7 abbiamo già parlato nella categoria horror, ma lo ritroviamo anche nella categoria miglior VR, perché d'altronde Resident Evil si è distinto col suo settimo capitolo rispetto ai precedenti grazie al fatto che fosse in prima persona. E quindi quale miglior declinazione se non il VR per esasperare, nell'accezione positiva del termine, quella che è la prima persona proprio di un horror. E quindi indossando il nostro PlayStation VR abbiamo avuto la possibilità di esplorare quella villa spaventosa all'interno della quale inizia il gioco e poi andare a inerpicarci in tutti gli altri ambienti e scenari che fanno di Resident Evil anche l'horror migliore di quest'anno. Passiamo poi a una versione VR di un titolo uscito nel 2016, stiamo parlando di Super Hot, uno sparatutto in prima persona dalla grafica molto semplice, con contrasti netti tra il rosso dei personaggi e il bianco dei fondali, e niente, quindi uno sparatutto molto particolare perché sa mescolare delle meccaniche molto base da sparatutto a quelle invece del rallentatempo, della capacità di entrare, del mind controlling, quindi entrare a controllare i personaggi avversari, davvero molto molto particolare, e la VR praticamente era la morte sua, e ora che è arrivato non può che stare in questa lista. Rimaniamo nello stesso genere perché parliamo di un altro sparatutto sempre in prima persona, che è Doom, che è arrivato nella sua versione molto cattiva anche in VR, e diciamo che Doom è forse il titolo che riesce a declinarsi meglio all'interno della VR, perché col fatto che fosse frenetico, incredibilmente dinamico già nella versione originale che è stata pubblicata nel maggio del 2016, ci ritroviamo adesso con una versione ancora più veloce, ancora più disturbante in prima persona. Ma il vincitore della categoria esperienza VR di oggi è Resident Evil 7, quindi il titolo di Capcom è riuscito a trionfare anche in questa categoria, andando un po' a scacciare tutte quelle critiche un po' ingiustificate che ha subito nel corso di quest'anno. Noi ci vediamo alla prossima categoria. Ciao ragazzi!